Presidente, la Festa dello Sport 2017 per Teramo, una manifestazione a cui voi tenete in modo particolare? Beh sì, questa è un'iniziativa che a livello nazionale che facciamo ogni anno da quando insomma il CONI esiste, e quindi ci tengo in modo particolare perché premieremo personaggi dello sport teramano che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, quindi le stelle del CONI, quindi sono personaggi che veramente hanno tanto a Teramo, l'Abruzzo e l'Italia. Festa dello Sport a Teramo, ma Teramo che provincia è dal punto di vista sportivo in Abruzzo? Sicuramente fino a qualche anno fa era la provincia trainante per quanto riguarda lo sport abruzzese, lo è ancora, ci sono realtà importanti soprattutto in alcune discipline sportive che sono proprio teramane, tipo la pallamano e la pallacanestro, parlo della provincia di Teramo, ma anche in tantissime altre discipline emergono atleti della provincia di Teramo, anche a livello internazionale un atleta di livello mondiale, Deborah Svein, il pattinaggio per esempio. È un gran piacere essere premiata perché dietro a qualsiasi successo comunque ci sono tanti sacrifici. È sicuramente bellissimo essere premiati nella mia provincia. Io precisamente sono di Giulianova e a oggi lo è ancora di più essere premiata dal presidente del CONI nazionale Malagò, infatti siamo qui tutti in grande attesa. Però il CONI può essere vicino a Teramo anche per un rilancio dal punto di vista turistico, invogliando e magari organizzando qui delle manifestazioni che possono in qualche modo rilanciare anche la nostra provincia. Ma questo è l'obiettivo, questo è quello che vogliamo fare. È chiaro che poi sono gli uomini che fanno la differenza. Oggi siamo stati in Umbria dove si è discusso anche di questo, servono ovviamente strutture dedicate. Noi adesso predisponiamo una specie di piano di emergenza per portare il più possibile manifestazioni in queste zone quando diciamo, il clima sarà migliore, anche se oggi la giornata è bellissima. Dovete fare questo e poi abbiamo i nostri ambasciatori, i nostri diciamo, luogotenenti qui, in questo caso il Presidente Imbastare, il nostro delegato qui a Teramo. Io penso che ci saranno manifestazioni, però attenzione, non deve essere una rondine, deve essere proprio tutta una stagione che deve arrivare.